Come cadranno le mie nocche sui tuoi denti a fine gara? Di partire col video di gara 1, vi ricordate il campionatino con le kit 3 di cui vi avevo parlato a fine dell'anno scorso? Ecco, finalmente sono online le date e tutte le info sui costi. Quindi, sia che vogliate provare la moto per un giorno, sia che vogliate partecipare a un evento, trovate tutto nel link che ho messo qui sotto in descrizione. Tra l'altro, una delle novità di quest'anno sono le carene di Flamingo Carene, che quest'anno ci fornisce le carene. Tra l'altro, io stando sulla moto ho notato delle differenze rispetto all'anno scorso. Sì. Tipo la seduta e sì, il serbatoio. Esattamente, sì. Allora, il serbatoio l'abbiamo fatto in un sistema da avere più appoggi staccata, dunque l'abbiamo allungato e sinceramente anche a livello estetico è molto più bello. Io di solito l'anno scorso qui mettevo un tampone per non andare troppo avanti col sedere. Esattamente. Tu hai fatto un serbatoio più lungo. Esatto. E poi anche la seduta a me sembra più alta dell'anno scorso. Sì, sì. La seduta è alzata, sotto c'è un supporto codone. Grazie. E praticamente con questa soluzione qui io riesco a guidare come l'anno scorso senza avere il tampone, che comunque era brutto da vedere, fatto con lo scotch. E soprattutto sono più alto, quindi io che sono alto 1,84 sono meno rannicchiato e riesco anche ad andare più indietro col sedere, quindi... Esattamente. Tanta roba. Bene. Non sei il benvenuto in questo box. Dai, non dire così, non è vero. Sta anche piovendo, dovresti essere contento. Pezzo di merda. Guarda la mia faccia, guarda la tua. Allora, io oggi ti passerò solo all'esterno. Solo all'esterno. Solo all'esterno. Se puoi passare all'interno non mi passi. Non ti passo e aspetto proprio quel punto in cui dici no, mi ha passato qua, io vendo la moto. Sì, lo faccio. Allora, ve lo dico già. Se adesso faccio la gara, lui va fortissimo sull'acqua, chapeau. Ma se per sbaglio dovesse passare all'esterno e riesce a passare all'esterno senza volare via per cause non identificate, quelle cose che capitano così per, boh, per puro caso, no? Cioè, non è che io voglio buttarti per terra. Ma figurati, cioè, se in piega a destra di parte, cioè, è normale, capita. Vendo la moto, annuncio, vendo moto plurivittoriosa, mai gare, mai vinto. Le vedi le gocce come cadono belle grosse adesso? Cadono grossissime le gocce. Sì. Come cadranno le mie nocche sui tuoi denti a fine gara. Comunque ci siamo, tutto pronto per gara 1. Come dicevo nello scorso video, Palladino e D'Ambrosio partono davanti in quanto le qualifiche si sono fatte sull'asciutto e sono stati più bravi. Ma adesso è bagnato. E ieri sul bagnato ero quello che girava più forte. Quindi ho davvero tanto feeling. Mi piace questa condizione e posso far bene. In queste condizioni ho davvero la possibilità di prendere, passarli e scappare. Ed è quello che cercherò di fare. La strategia di gara sarà partire bene, cercare di passarli il prima possibile e andarmene. Anche se non sarà facile, perché Palladino ormai lo conosciamo. Appena lo passi, ti guarda, ti si attacca dietro e non ti molla più. Bomba! Partito bene, adesso sono dietro ad Ambrosio. Devo cercare di passarlo subito. E se facessi la follia di passarlo all'esterno della curva 3? Ok, ho pisciato un po' fuori dal vaso, però penso che se ci fossi riuscito, Michael mi avrebbe tagliato le gomme a fine gara, sicuro. Comunque, quanto va forte la moto di Michael sul dritto? Cioè, io ho provato l'incrocio, avrei dovuto uscire più forte e lui se n'è andato.
feeling è davvero ottimo. Sin dalle prime curve mi sento veramente bene, mi sento a mio agio, quindi ci siamo. Aspetto solo il momento giusto, mi infilo e poi cerco la fuga. Oh, ma non è la moto di Michael che va forte sul dritto, è la mia che è piantata. Cioè, io sono full gas sul dritto, la moto non va, sento l'elettronica che taglia. Provo ad abbassare un po' il traction, sarà quello che è troppo alto. Ma cosa sta succedendo? Ma guardate che roba! Avrò perso un secondo, 100 metri solo sul dritto. Cioè, c'ho la moto che è completamente piantata, mi sembra di stare su un 600. La roba assurda è che io sono a gas pieno, come vedete dalla grafica, ma la moto non va avanti. Questo è un problema enorme, perché mi sega le gambe, io non posso competere così. Se non ho velocità sul dritto non riuscirò mai a passarli e ad andarmene. Ed è veramente strano, perché ieri mi sembrava che andasse la moto. Provo ad abbassare ancora il traction e liberarla un po'. Già, è andata così. Purtroppo poi nella caduta ho rotto pedana e semimanubrio e mi era impossibile ripartire. E quello che sembrava un errore di guida, in realtà non era un errore di guida, ma ho avuto un problema all'elettronica, che ora cercheremo di capire insieme. Come funziona l'elettronica dell'R1? L'elettronica racing ha tantissimi parametri che possiamo impostare e i quattro più importanti sono power, traction control, SCS e anti-wheeling. L'anti-wheeling non è altro che il controllo anti-impennata. Quando tu dai gas e la moto impenna, lui rileva che sta impennando e quindi taglia potenza per evitare che la moto continui a impennare e ti ribalti e fa in modo quindi che torni giù. Ora io l'ho fatto mettere al minimo. L'SCS invece è il controllo dell'imbardata, quindi quel controllo che limita l'intraversamento della moto. Il traction è il controllo di trazione, ovvero quel controllo che evita che la ruota posteriore slitti, pattini, perda aderenza e quindi noi facciamo un high side e ci lanciamo. Mentre infine il power è quello che gestisce l'erogazione, ovvero gestisce quanta potenza ti dà realmente la moto in funzione di quanto tu apri il gas. Ora, se noi guardiamo la strumentazione che abbiamo montato sull'R1, in basso a sinistra ci sono questi valori. PVR sta per power, TCS sta per traction, SCS sta per SCS. L'anti-wheeling non lo vedete perché lo regoliamo dal menu, ma tanto è una cosa che non regoli durante la gara, lo regoli prima di entrare in pista. Ora, la pulsantiera che io ho sul manubrio sinistro serve per cambiare questi valori mentre stai guidando. Se infatti vedete di fianco a ogni voce c'è un numerino e quel numerino indica la mappa selezionata. La mappa non è nient'altro che una particolare impostazione, un settaggio, chiamiamolo così. Per il traction, più hai un numero alto, più il traction è invasivo. Più hai un numero basso, più il traction interviene poco. Quindi il 9 si usa per la pioggia, l'1 si usa per l'asciutto quando vuoi uscire tutto bello di traverso. Per quanto riguarda il power invece, noi possiamo caricare manualmente le mappe che vogliamo. Numeri alti corrispondono a controlli molto invasivi, quindi una moto che ti dà meno potenza. Numeri bassi corrispondono a una moto molto più potente e violenta. E vi faccio alcuni esempi di settaggi. Ad esempio a Varano sull'asciutto noi avevamo power a 2, traction a 2 e SCS a 1. Il sabato mattina, che pioveva molto, avevamo power a 4, traction a 9 e SCS a 2. Quando invece sono entrato in qualifica 2, in cui avevo gomma rain davanti ma gomma da asciutto dietro,
Avevo power a 3, SCS a 2 e per quanto riguarda il traction mi hanno dato queste indicazioni. Mi hanno detto entra col traction a 8 perché non sappiamo com'è la pista. Guarda com'è, se vedi che è asciutta e senti che quando dai gas la moto taglia e non ti dà potenza, riduci il traction. E infatti così ho fatto, sono entrato, acceleravo, la moto non andava, l'ho ridotto fino a portarlo a 5. Arriviamo dunque alla gara. Alla gara avevo gli stessi settaggi del sabato. Il problema è che la moto sul dritto non andava, tagliava tutto. E la domanda che ci si può fare è: com'è possibile che il sabato in 4 turni non mi sono accorto che la moto tagliava? La risposta è semplice, perché il sabato la moto non tagliava. Il sabato la moto andava da paura, ma in gara 1 ha iniziato a tagliare e non so il perché. E andiamo a vedere la telemetria così da farvi capire di cosa sto parlando. Ok, quella che state vedendo qui è la telemetria del quarto turno di prove libere di sabato mattina. Quello in cui ho fatto il giro migliore. Per comodità ho nascosto tutti gli altri grafici di sospensioni, freni e robe varie che non ci interessano e ho lasciato soltanto il grafico verde che indica quanto sto accelerando, il grafico rosso che indica quanto la moto, dopo che l'elettronica ha tagliato, sta realmente accelerando, e qui sotto abbiamo la velocità delle ruote, in viola la ruota posteriore e in rosso la ruota anteriore. Ora andiamo a vedere la curva maledetta in cui D'Ambrosio mi sverniciava in velocità sul dritto. Guardate qua, moto piegata, io chiedo il 53% di gas, il controllo di trazione taglia e quindi la moto in realtà dà soltanto il 28% di gas, poi succede che raddrizzo la moto, bam, full gas e tengo il gas al 100%. Cosa succede quindi? L'elettronica naturalmente taglia, in seconda massima potenza sul bagnato non mi dà tutto, mi dà soltanto il 63, 59, 60% eccetera eccetera. Man mano che poi la velocità aumenta, aumenta sempre di più la potenza che la moto dà e arrivo fino alla fine a... Io ho pelato un attimino il gas, comunque chiedo il 93% e lei mi dà l'87%. Guardiamo invece la velocità delle ruote, da qui si capisce che la moto sta impennando. Perché? La linea viola, che indica la velocità della ruota posteriore, cresce sempre di più perché sto accelerando. La linea rossa invece a un certo punto inizia a diminuire. Vedete, la velocità posteriore sale e quella anteriore scende. Questo vuol dire che la moto è impennato, perché nel momento in cui la ruota davanti si alza non tocca più l'asfalto, quindi non viene più spinta a girare e quindi perde velocità. Quindi cosa succede? Interviene l'anti-wheeling e quindi taglia un pochino di potenza e quindi vedete che resto piatto sul 65%. Poi la ruota torna giù e una volta che ritocca a terra mi dà potenza. Se vedete poi nel resto del giro comunque la moto spinge. Io qui chiedo tanto e la moto mi dà tanto. Chiedo tanto, la moto mi dà tanto. Andiamo invece a vedere che cosa è successo in gara. Torniamo nella stessa curva di prima e guardate qua. Accelero, rialzo, spalanco il gas e guardate qui. Io chiedo il 100%, la moto mi dà il 37%. E poi... per tutto il rettilineo io continuo a chiedergli il 100% di gas e lei mi dà il 48, 49, 55. In fondo al dritto che prima mi dava il 90%, adesso mi sta dando il 62%. Non va, non va avanti. La moto non sta neanche impennando. E questo lo si vede anche in tutte le altre curve. Qui chiedo tanto e mi dà poco. Chiedo tanto e mi dà poco. Tranne in alcuni punti, a caso, dove io chiedo 100 e lei mi dà 100. A caso. E sapete qual è il dato più drammatico? Guardate la velocità in fondo al dritto. 171 km orari in gara. 189 km nelle libere. Quasi 20 km orari di differenza. Voi vi rendete conto quanti sono 20 km orari? È la differenza tra 600 e 1000. E uno potrebbe dire, vabbè, in gara era più bagnato, quindi tagliava di più. No, era più bagnato nel turno di libere. Nonostante la pista fosse più bagnata, tagliava di meno. La situazione era disastrosa, così ho cercato un rimedio. Io sono qua per puntare a vincere e non posso starmene a guardare, devo trovare una soluzione. A quel punto ho pensato alla qualifica 2. Dato che la mattina mi hanno detto se senti che quando esci dalla curva la moto non accelera, allora riduci il traction, e io ho pensato, qui mi sta succedendo la stessa cosa, riduco il traction. Così da 9 l'ho portato a 7. Con la differenza che 9 è una mappa da bagnato, 7 è una mappa da asciutto. Due curve sono durato. Poi... quindi ci si chiede che cosa avrei dovuto fare in quel momento? Non lo so.
Non lo sappiamo, perché non è normale che una moto tagli in quella maniera sul dritto. Non è normale. Specialmente se è la stessa identica moto, il sabato non tagliava. In quel caso però sarebbe stato meglio modificare il power anziché il traction. Per farvela molto spicciola, il traction lavora quando sei a moto piegata. Quindi se hai il traction molto alto e tu sei in piega e dai gas, la moto non dà gas, perché il traction taglia. Il power invece lavora quando stai raddrizzando, quindi interviene sul rettilineo, quando dai potenza. Se noi analizziamo l'onboard, il traction della 9 andava bene comunque, perché nella fase da centro curva fino all'uscita, come vedete, ero attaccato ad Ambrosio. I problemi nascevano quando raddrizzavo ed ero full gas. Lì se ne andava. E voi vi chiederete, Palladino invece cosa aveva? Palladino ha una moto diversa dalla mia, ha la moto 2016, quindi con un'elettronica leggermente diversa. E inoltre aveva il power a 3. Infatti, sul dritto mi sverniciava. Purtroppo questa differenza tra power e traction non la sapevo in maniera così approfondita. E questo non mi ha permesso di stabilire se fosse più corretto ridurre il traction o il power. Inoltre, riducendo il traction, avrei forse dovuto prevedere che a moto piegata sarebbe intervenuto meno. Quindi in quel caso lì avrei forse dovuto dare meno gas con la moto piegata. Il problema è che non mi ha neanche avvisato, mi ha mollato di colpo. E questo fa tutto parte di quella che si chiama esperienza. Il vero problema però è che temo che non sia un problema di power. Temo che ci sia un problema nell'elettronica o un guasto sulla moto. Perché com'è possibile che al sabato col power a 4 la moto andava, mentre domenica col power a 4 e pista anche meno bagnata la moto non andava? Il dubbio che ci sia qualcosa che non funziona c'è, ma purtroppo lo potremo scoprire solo in gara 2. Naturalmente in gara 2 metteremo il power a 3, che dovrebbe spingere di più sul dritto, e cercherò di recuperare dallo scivolone e puntare finalmente a portarmi a casa questa benedetta vittoria. La vera incognita sarà capire se davvero mettendo il power a 3 risolveremo i nostri problemi o se dovrò ancora combattere con l'elettronica.